Lo mando. speriamo, lo speriamo, lo speriamo. Qui dice live, magari fa un simpatico Ma F5. sempre prima. So, vi guardiamo se ci siete. Speriamo di E esserci. vediamo se ci siamo. Wow, wow. Wow. Crossiamo le dita. Incrociamo le no. Yes, perfetto. E sì! Perfetto, perfetto, perfetto. Siamo tornati su Twitch e questa cosa ci rende E felice oggi, anche sì. se non era così male su YouTube. YouTube era carino, Era però carino. diciamo teniamo le cose in un punto solo, questo è fatto per Sì. le live, quindi Abbiamo facciamo le cambiato computer, cioè stiamo usando il computer in teoria più grande, il fisso, e live. Quello quindi dovrebbe andare un po' meglio. più power. E abbiamo davanti a noi il piccolino per seguire la chat in Sì. particolare, tracciato dappertutto. Allora, Allora. ricordiamo a chi non si è ricordato che tra poco iniziava la live, infatti abbiamo iniziato un pochino prima per Perché avevamo anche sicurezza. paura che potesse non funzionare, anche se prima abbiamo fatto un tentativo, ma diciamo che la sfiga un po' ci perseguita in Vediamo. queste cose, però Pubblica. Beh no, energia adesso perché lo devo positive fare da qua. telefono? Posso farlo tranquillamente da qua. Esatto, quindi speriamo in energia positiva che venga inviata. Insomma. Vediamo adesso per un secondo se ci scrivete, non vediamo. E stiamo Però scriveteci pubblicando. intanto, non siamo malvagi. Where Where is, where is? is? Sì, con Qualcuno in alto. questa nuova grafica di Facebook delle pagine fa un po' schifo, perché, cioè, è bellina tutto perché ha tutto lì comodo, solo che quando devi trovare una cosa in particolare, non è più così comodo. Chi ci sta già guardando ci dica come al solito, ci sentite bene, non ci sentite Ma come bene. al solito qua non mettono le cose sbagliate. Vabbè. Mannaggia loro. Aspetta, riproviamo un attimo a mettere. Perché a me è successo che faccio esc, esci, poi rifaccio e allora poi viene giusto. E No. invece non è vero. Va Vabbè, bene, fa lo fa lo stesso. stesso, basta che lo scrivi. Dai, ora. Allora, oggi parleremo quindi, come dice il falso titolo, ancora di Mother Master, il falso titolo su Facebook, un recap di quello che c'è, non c'è, e sì, abbiamo detto che c'era Liliana, e E c'era c'è, è davvero. vero, questa cosa ci rende molto felici. Poi parleremo del dual deck che uscirà, Mind vs. Might. Almighty Greta. Domino City ci sta già seguendo. Quindi E ciao, ciao, hello. ciao. E poi parleremo della... Cosa dobbiamo parlare? Ah, della banlist. Cioè iniziamo parlando con della banlist Sì, che è un po' più perché... easy. Adesso aspettiamo un attimo. Ciao Ciao Montre. Montre! Aspetta, intanto metto sotto carica il mio Sì, telefono. si può fare, si può fare. E Così qui siamo ho sicuri. quello che poi vi racconterò. Sì, lei si è fatta una cultura. Sì, e abbiamo scoperto delle cose che poi vi dirò di leggere perché Aloha, dici... grido, cosa Oh, succede qui? Perché Dio, cosa hai fatto? è partito il video in diretta? No, no, non è il video in diretta, è il diario. Mi No, sa. no, era partito quel video in diretta, si vede che si è drogato il mio Sì, telefono. può darsi. Bravo, bravo, sì, no, non... Oggi sarà una live un po' così, Dragostea Dragostea Dintei. Dintei. Sarà una live un po' così, anche perché potremmo chiacchierare, cioè, se avete delle domande, oggi Sì, è è un lo po' giorno giusto più, per... esatto, un po' più libera, non ci Sì, però sono cose avevamo impellenti. promesso che volevamo farla fissa come appuntamento e quindi cerchiamo di Esatto. mantenere la promessa. Allora, iniziamo Ma aspettiamo quindi... ancora un pochino, parliamo intanto che arriva gente. Sì, insomma. Possiamo anche dire, possiamo anticipare che le live non saranno le uniche cose che diventeranno regolari Sì, d'ora in poi, esatto. Sarà ma ci stiamo già muovendo e diciamo accordando. muovendo per cercare di pubblicare sulla pagina finalmente delle traduzioni regolari, perché la pagina si chiama Traduzioni Magic the Gathering Italia, Un po' ITA, lungo come al solito, te lo dico. l'ho aperta 2 anni e mezzo fa, Facciamo anche tre. però non ho, no,
Beh, Boh, non sì, mi... vecchiotto Sì, anche tre. perché all'inizio l'ho aperta così a caso, Sì. poi... Però non ho mai fatto delle traduzioni regolari e adesso finalmente forse ci si riuscirà. Più Sì. informazioni prossimamente. Anche perché tra lui che dà il suo contributo, io che non riesco ancora a darlo, ma penso che verso l'estate riuscirò a iniziare a dare anche il mio contributo di pessima traduttrice, ma buona correttrice di bozze. Sono cattivissima. Esatto. Tipo, ma questo era Fai la proprio scritto maestra, così? non per nulla. No, perché fa proprio schifo. Sì, perché ci sono degli americani che scrivono in un bel dialogato, ma poi quando lo leggi è osceno. Sì, o lo leggi in inglese, altrimenti devi ritradurre, tra virgolette, tutto in modo che sia un articolo leggibile Esatto, e da un quindi italiano. grazie alla collaborazione con altre persone, e poi tutto verrà svelato, forse riusciremo a essere più attivi anche da quel punto di vista, e questo ci rende molto felici, anche perché insomma siete in tanti, avete tante proposte e Esatto. avete tante richieste, più che altro proposte, però capiamo che ci sono delle richieste, Sì, perché cercheremo. sembra che noi mettiamo i posti in alto con proponeteci le cose da fare e poi non li leggiamo, ma Però invece alcune cose sono più li difficilmente leggiamo. realizzabili, almeno anche in un tempo breve, e altre stanno diventando, cerchiamo di farle diventare un po' più realizzabili. Cioè, sarà difficile che ci metteremo molto velocemente a commentare i GP, però ad aiutarvi a scegliere magari determinati mazzi o a seguire anche il meta può essere più facile. Esatto. E a proposito di meta, Meta. mi sa che sono le 9 spaccate, quindi Inizia. E possiamo iniziare. parliamo della E parliamo ban list list. di grandissimi cambiamenti che ci sono stati, ossia Nessuno. nessuno. Che cosa... Meh. Che poi c'è sempre il fatto... Oddio, prima quando leggevi nessun cambiamento dici, vabbè. Cioè, nel senso, non cambia, va bene, non succede Sì. niente, tra virgolette. Oppure le ban più attese erano sempre quelle di Modern, gli Esatto, sban erano sempre quelle soprattutto di gli Modern o sban. Legacy e così. Adesso invece, che la Wizard sembra voglia andarci giù un pochino più pesante anche con lo standard, cioè chi si aspettava la sban di Emrakul o di Aerocottero o del maghetto dei riflessi, c'è chi si aspettava ulteriormente delle ban sul guardiano Felidar, soprattutto diciamo che era quella il focus Sì, principale perché sulla prossima cosa ovviamente. che sarebbe potuta essere bannata o su Cuore di Kiran Esatto. o Gideon addirittura, ho sentito. Insomma, Povero. per troncare quei due mazzi che sembra stiano dominando lo standard, ma in realtà hanno deciso di non fare nulla. Stessa cosa anche per Modern, per Modern sono un pochino meno informato, cioè mi rifaccio a quello che è stato scritto semplicemente nell'articolo. Comunque per Standard, dato che lo gioco un po' di più, conosco un po' meglio l'ambiente. Diciamo, lo standard, allora, secondo me, diciamo, all'inizio pensavo bannassero, dopo che ho visto soprattutto che hanno bannato tre carte così la prima volta, ho detto, va bene, adesso iniziano a fare delle ban a manetta, appena il formato viene un pochino sbilanciato. Però dopo un po' ho notato che sembrava che, come di solito succede, il formato Vero. si stesse adattando a Sì. quello che era, alla fine, il dominio di veicoli e di copycat, essenzialmente quattro colori Saili nello specifico. E, si stava adattando come al solito, gli altri mazzi che esistevano prima, mettendo direttamente nella main carte ovviamente molto forti contro queste due specifiche Sì, ma cioè la strategie. strategia Saido dentro è il primo adattamento, perché c'è stato un Esatto. adattamento, un secondo Cioè, sempre il adattamento. fatto di dire io questa carta di solito è da side, ma visto che il 50% del meta sono questi due Questi due mazzi. mazzi, conviene tenerla già di main, perché è molto più probabile che un torneo io trovi questi due mazzi specifici, quindi avere già la risposta di main di quella che altrimenti magari sarebbe una prima partita persa perché
dovrei sai dare, Su quello ovviamente non sì, è. però c'è la possibilità. Però c'è cosa che capita raramente, soprattutto appunto come dicevo in standard, il fatto della praticamente la creazione di un mazzo apposito per battere queste strategie dominanti, che è nello specifico Temur Tower, che è strabello, che ho montato, che ho provato non tantissimo, però domenica devo mandare un PPTQ e devo testare, altrimenti. E Temur Tower effettivamente è il classico control che mancava da un pezzo Sì, in anche T2. perché Manca il sì. classico control pesco passo e ho tutti Aspetto. istantanei e vediamo cosa fare. Pesco passo e ho la mano E ho le piena. torri in campo che sparano come delle dannate. Ed è, cioè, a me perché piace Ua. ovviamente il control. Anche Cosa qua c'è qua. c'è? Cosa c'è? C'era tipo il rifiuto Eh cerimonioso, sì, era hai la side del roba. mio primo mazzo dopo Kaladesh, che avevo Marvel e poi ho bannato Emrakul, quindi. Però c'è Davvero? ancora, Marvel. Non Sì, è ma Tier come. 1, No, però. no, Cioè, ovviamente, vabbè, ci perché. sono i. Questi. E quindi hanno deciso, vedendo soprattutto l'ultimo GP in particolare, e man mano, diciamo, hanno seguito la crescita essenzialmente di questo, soprattutto di questo mazzo, Che che sta sicuramente. contrastando E poi adesso potrebbe aprire ad altri mazzi. ancora non ha fatto top importanti come nell'ultimo GP, per esempio, se non lo sapete, la top 8 è stata divisa equamente tra Mardu Veicoli e Saili, quattro colori. Però, a Che differenza bello. dei primi GP, dove c'erano solo quelli anche nella top 16 praticamente, subito fuori dalla top 8 c'erano altri mazzi che comunque hanno performato molto meglio rispetto al solito, che appunto sono questi Temur Tower, che sono nuovissimi, infatti hanno già fatto dei risultati per essere dei mazzi nuovi veramente incredibili. E in più altri mazzi che tipo Marvel sta tornando pian piano. Verde nero che si è dalla strategia vincente che era prima si è un po' riassetto, cioè sembra sia stato un periodo in cui era morto e però sta tornando anche lui. Diciamo, hanno deciso di dire qua sembra che le cose si stiano smuovendo, si stia adattando il tutto da solo, tra virgolette, quindi per ora una ban non è necessaria, Domanda. dobbiamo aggiungere più. Domanda. Prossima ballista quando la La vedremo? prossima ban list è dopo il Pro Tour dopo l'uscita di Amonkhet Ok. Quindi e dopo il Pro ipoteticamente, Tour, se non prima sbaglio. di esserci un'altra ban list, ci potrebbero essere una novità nei mazzi perché c'è l'ingresso di un nuovo set. Esatto. Quindi tutti quelli che so che si stanno lamentando e hanno ragione, non dico che non ce l'hanno, hanno ragione. Come fare Sì, a ho dire? letto, ho letto. Hanno ragione sul Stiamo fatto che attenti ci che. siano pochi mazzi e che siano sempre gli Tanto stessi. controllo. Vorrei, cioè, Ok. diciamo, ok, è vero, però aspettiamo la nuova edizione perché ho sentito lamentele anche parlando stamattina anche su Modern, perché anche Modern è fermo, non si muove. Io adesso con legge. Adesso io lo stato No, 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 esatto del no, no, modo ma no, il non lo commento era, è conosco. fermo, non si muove tanto, ci sono sempre altre cose, bisognerebbe dargli uno scossone. Le proposte, vabbè, io ho detto due Beh, già proposte, l'ultima ban list è sì, stata ma cioè abbastanza. proposte drastiche tipo passare da Modena a Frontier, cioè una cosa del Beh, genere. l'introduzione di Frontier io la vedo molto probabile Cioè, il. perché Oppure una rotazione, una specie di rotazione effettiva che del prima, del modern. Modern, cioè se inizi a togliere cose vecchie e vai, dai più vita costringendo a inserire cose nuove. È O ovvio. comunque costringendo a togliere magari Sì, strategie quindi a inserire strategie ormai nuove. consolidate, Cioè sei esatto. costretto perché se ti tolgono la Blood Moon, se ti Per tolgono esempio, Tarmo, se ti tolgono vince Tron. Ah Vince Tron, no, sì. perché se togli la Blood Moon mi sa che togli Anche anche le le terre terre di di Urza, Urza, perché erano uscite in però decima, se nona. togli certe edizioni è ovvio che poi il formato sia costretto a muoversi, è ovvio, non piacerebbe a molti, perché
che molti si stanno, cioè si sono già fatti la base da Modern. Sì, è come se domani dicessero: ah no, Legacy non è più tutte le edizioni, ma è da. Potrebbe essere una soluzione, un rischio sì, ma provare di reinseriamo anche questa edizione, questo tipo di gioco potrebbe essere interessante. Però, cioè, ho scritto questo messaggio e subito dopo mi sono detto, il messaggio successivo è stato rileggendo Sembra Impossibile. Leggendo è casuale. Sì, La sì, sì. risposte, le varie risposte ovviamente erano sì, dai, inseriamo il Frontier così poi perdo tutti i soldi anch'io. Cioè, cose così. Però Frontier non sarebbe male. No. Magari con un altro po' di edizioni in aggiunta a quelle di adesso, Sì. che magari aiutano un po'. Adesso, da quel che ho capito, è abbastanza sbilanciato, perché appunto non è ufficiale, non ha una ban Ma list. quello Hai le ovviamente. fetch e tutto, e alla fine i migliori formati sono Standard, Draft, Pauper, Command. Lì dipende, alla Vabbè, io cioè, ti fine dico, ho trovato oggettivamente, gente che si allora, lamenta anche un eh Pauper. no, Perché, cioè, oh mio Dio, è forte solo il blu. alla Sì, fine ok, è forte il blu, i però. migliori formati, io dico sempre, i migliori formati sono i formati che a te piace giocare, Perché c'è chi non si ce n'è diverte anche uno. a giocare e a vincere di terzo turno e giocando Esatto. tre carte. Cioè, esiste chi lo Dipende fa. da cosa cerchi in una partita di Magic. Allora da lì poi i formati. Il bello di Magic è che ha migliaia di modi per Ma scusa, essere ma giocato. non c'è solo old school. Old school? No, Sorry, old school. Old no. school è un. Non, diciamo che non mi esprimo. No, cioè non ci piace perché non possiamo giocarlo. Sì, però sarebbe Sarebbe figo. figo, sì, anche perché tutte proxy perché non mi vergogno, Esatto, sai? proxy lo gioco subito. No, li ho da parte quelle originali, però Ah, non le ok, gioco perché esatto, ho paura di giusto, giusto. rovinarle. Allora, beh, oltre a queste. Aia! Scusate, ti ho tirato Hai tirato addosso. una tallonata. Oltre a queste divagazioni e Diciamo, delucidazioni, esatto, diciamo, torniamo. torniamo un attimo alla ban list, che ho parlato di standard estensivamente, parliamo un po' anche degli altri Troppi due soldi, sì. formati. È Esatto, old school, è troppi old soldi. school, diciamo old school canonico, un po' troppo costoso. Neanche mono rosso mi è economico, mi sa. Dicevo, parliamo degli altri due formati che hanno accennato nella ban list, che sono il Modern e il Vintage, che sono, diciamo, i formati che hanno detto che hanno guardato di più Hanno in guardato questa. Vintage. Ma Vintage viene giocato in brutto su Magic Online, lì quindi Sì. devono tenere un equilibrio solo Sì. per quello. Sì, perché E poi c'è. Modern hanno detto che hanno deciso di non cambiare niente. Molti ho letto, cioè, chiedevano la sban di Splinter Twin o la ban del Scimmia Spirito Guida, quella Che è che giocata esilia dalla troppo. mano. Perché ha, diciamo, dà a molti mazzi la possibilità di chiudere tipo di secondo. O Ok. Sì, comunque normalmente la presto, ban è tipo pensata su. Grisholbrand, tutti quei La ban mazzi è pensata su combo quelle carte che ti permettono di chiudere prima del di un quarto, certo. di un quarto, Ormai non quindi. vale, secondo me non vale più quella regola, perché sono troppi mazzi che chiudono di terzo troppo spesso. Quindi quelli. Quindi Diciamo, la. quella regola secondo me è andata un po' Allora, a farsi diciamo che se chiude friggere. di primo o di secondo, forse è troppo forte. Esatto. Diciamo che però è Perché quella se sculi e la chiudi di regola primo, è un sicura. problema. La regola sicura è quella. E semplicemente hanno detto che hanno deciso di non fare nessun cambiamento, perché anche lì ovviamente loro analizzano i dati e dei tornei grossi, dei Grand Prix, che sono diciamo il loro, come si dice, il labirinto dove mettono i topolini, le cavie, e osservano che cosa fanno. Ma come diavolo si fa a finire entro il terzo turno? Ma guarda, se non giochi né Commander né Pauper né Standard, lo puoi fare. Neanche Draft. No, in draft è un po' È difficile. impossibile. Ma in Modern, avendo tantissime carte che interagiscono tra loro, adesso nello specifico puoi cercare come mazzi o Glorious Vengeance, che può chiudere di secondo, che praticamente, detta proprio in parole poverissime. Di secondo ti macini Grizzlebrand, di secondo turno fai Glorious Vengeance, che rianimi Grizzlebrand per un turno con rapidità, ti peschi il mazzo,
fai riti a manette, scimmie e riti per giocare Through the Breach, che ti fa giocare una creatura dalla mano, anche quello per un turno. Giochi Borgo Rigmos, quello di Gatecrash, che dice scarti una terra dalla tua mano, fa fulmine, fa 3 danni. E Hai poi, tutto il avendo mazzo. pescato praticamente il matto, ti scarti tutte le terre e fai un botto, cioè fai più di 20 Quindi danni non vinci all'avversario. neanche The No, Brute. neanche. Beh, diciamo, in più ci sono Grisebrand e Borgo Rigmos che possono attaccare di secondo Ah. turno. E di solito l'altro al massimo avrà uno spacchino per uno dei due, diciamo. Bello. Oppure usano addirittura che fanno Grisebrand, si pescano il mazzo, se ancora non trovano niente, attaccano con Grisebrand, che tanto ha legame vitale. Quindi puoi fare un'altra pescata di 7 carte e poi da lì in teoria dovresti riuscire a fare quello che ho appena spiegato. Per Ok. esempio, questo è uno dei modi. Poi ci sono altri modi, ma qua ci dilungheremo un po' troppo. Quindi direi Quindi che dice, no, dice, stavo spiegando che hanno deciso di guardare i Grand Prix, hanno visto che la varietà dei mazzi comunque è ampia. Hanno detto che sembra che i giocatori si stiano divertendo molto in questo preciso momento del metagame, e quindi hanno deciso di non cambiare niente. Mentre in Vintage hanno detto non abbiamo cambiato niente perché abbiamo pochi dati, giustamente. E hanno detto aspetteremo il 1° di aprile perché c'è l'Eternal Weekend qua in Ok, sì. Europa, che è l'unico grossissimo torneo che fanno all'anno dove si gioca Legacy e Sì, Vintage, e cartaceo, certo. sanzionato e coverizzato È dalla quello Wizard. che 2 anni fa aveva come tappetini il Dead Rite Shaman e l'Accademia L'Accademia Etolaria e Vitolaria. l'album con da un lato il Dead Rite Shaman e dall'altro l'Accademia Esatto. Etolaria. No, non ce l'ho l'album, no, no. E basta, questo qua chiudiamo con la Chiudiamo con la banlist. banlist per aprire invece parlando del dual deck Mind versus Might. Esatto, ok, il dual deck uscirà il 31 marzo. Non era il No, 30. il 31. Il 31 è Ok. venerdì, dovrebbe essere venerdì, Sì. escono sempre di venerdì. In questa edizione siamo tornati a Dominaria. La cosa è strana Praticamente sì. perché normalmente i dual deck presentano di solito qualcosa dell'edizione successiva, ma visto che l'edizione successiva sappiamo che è Amonkhet e che ci sono le piramidi, e gli egizi, divinità, forma con testa, forma di cecallo e Bolas, un ritorno a Dominaria è stato da molti preso con Eh sorpresa, sì. cioè Per nessuno se lo aspettava. Non sapendo ancora la lista non possiamo. avere più dati basterebbe stampare un po' di vecchiume e poi vedi come corrono a giocare Vintage. Sì. Il problema è che molte delle carte forti in Vintage sono nella reserved list e quindi non possono stamparle. Ed è anche il motivo per cui Vintage è molto più giocato su Magic Online, perché su Magic Online non ristampano fisicamente le carte, ma possono quindi ristamparle in digitale. Ok, E quindi tutti torniamo. giocano Vintage su Magic Online. Le protagoniste di questo, anche se non sappiamo ovviamente la lista, quindi non possiamo sapere se ci saranno degli spoiler all'interno della lista. Secondo me sì. Cioè, Sì, sicuro. semplicemente hanno deciso, non ci pare il caso di bruciarci, tra virgolette, una mitica subito in un prodotto così. I colori del mazzo non sappiamo neanche se quelli Buonasera, di. Blaze. Blaze, Non non sappiamo neanche leggo. se quelli sono quelli effettivi, quindi i due prodotti sono, da una parte abbiamo Joyra of the Gitu Ah, che abbiamo qui. Ho e dall'altra parte abbiamo Lovisa Cold Eyes. distrutto Joyra, qualcosa. come sappiamo, è blu-rossa e la sua abilità si incentra sul sospendere. Esatto. Lovisa è solo rossa e piccia The Brute. Esatto. Cioè, proprio Nello stretto specifico stretto. Joyra per chi. Ma come sono strutturati i dual deck? Sono dei mazzetti. Sì, sono due mazzi da 60 carte, già pronti per essere giocati, Di solito idealmente. idealmente bilanciati uno contro Esatto, l'altro. non sono pensati per il competitivo assolutamente, sono fatti proprio per essere giocati così Cioè, tra vi di dico loro. che in uno di quelli ve più vecchi, cioè più vecchi, no, di qualche edizione fa, che c'era quello Jeskai versus Mardu, quella davanti Jeskai, che non era Jeskai, ma cos'era, un modico Arcanis, è costo un costo 8, 6 6. blu. Quindi non sono pensati per essere competitivi, ma sono pensati per
essere uno contro Esatto, l'altro. sono dei mazzi a tema essenzialmente, dove, che possono presentare carte di qualsiasi edizione, non hanno un formato, No, non diciamo. credo che l'idea sia spoilerare l'abilità sospendere, ma ci piacerebbe rivederla. Esatto, non si sa, nel Cioè, non è senso, detto che magari odiamo. sospendere non c'entra niente con Amonkhet, però ci sarà qualche carta di Amonkhet che magari funziona bene con Sospendere. sospendere, nel senso, non, Quello che questo andremo a purtroppo. fare adesso, che andrò a fare, non sarà una presentazione del mazzo perché non lo conosciamo, ma una presentazione dei personaggi. Quindi inizierei raccontandovi brevemente, e qui ci sono. Lo chiedevo solo perché di solito li ignoro, non mi attirano. Sono carine perché ci sono di solito delle ristampe con arti diverse Esatto. e anche carine. E poi sono, cioè, praticamente l'idea è più da ristampe. Sì. Ristampe nuove, ristampe con art nuove, ristampe vecchie. Cioè, ci sono tante carte dentro. È una spesa neanche così No, alta. il fatto è che costa, nel senso, noi l'abbiamo preordinato al nostro negozio a 16 euro, mi Quindi, sembra, e hai due comunque, mazzi da 60 con già con le dentro terre. comunque le foil, Cioè, hai se giochi delle Joyride in rare, Commander, hai il Commander esatto, foil hai adesso. comunque delle rare, di solito 4-5 rare per mazzo le mettono. Qualcosina, nel senso, qualcosa di carino dentro c'è per un insomma 15-16 euro avere due mazzi completi con eventualmente anche le scatoline, se quelle Sì, servono perché il sempre. packaging come l'abbiamo messo è anche carino, perché c'è comunque le due scatoline col Diciamo che è dado. Dato un il dado dentro. sì, c'è anche il Col dado. dado, sì, è carino. Cioè, è un prodotto pensato un po' per tutti, a un prezzo abbordabile con carte proprio di qualsiasi estrazione, diciamo. Allora, inizierei perché quella di Joyra è molto carina, è anche un po' così, un po' lunga. Allora, come questa è l'art nuova di Joyra, di Magali Villeneuve, mentre l'art che tutti noi conosciamo Aspetta che devo, ok. Olli. è questa qua. Joyra è un artefice, il piano ovviamente abbiamo già detto che è Dominaria, ed è un artefice di Shiv, della tribù dei Ghitu. Ha studiato alla famosissima Accademia di Tolaria. Poco più grande di un altro personaggio molto conosciuto, quindi di Teferi, e vai avanti, grazie. Sì, tu dimmi, io faccio le slide. Del mago Teferi, è l'amica di, vai avanti, Karn. Praticamente fu la sua prima amica, e qui quando lo stavo leggendo, cioè, ho una pelle d'oca che non vi dico, ed ecco lei che gli ha dato il nome. Quindi venne, nella sua storia è un po' travagliata, cioè breve, da wiki, venne usata da Kerrick, che in questo momento non ci interessa, per infiltrarsi nell'Accademia e causò il disastro temporale, e qui il punto, che distrusse l'Accademia di Solaria. Quindi si trovava nell'Accademia quando l'Accademia venne distrutta. Joyra rimase su Tolaria ovviamente per cercare un modo di salvare una persona in particolare, Teferi, prigioniero in una bolla temporale. E quando, vai avanti, Urza, Varin e Karn, e qui vediamo l'art bellissima con Varin, Teferi e Joyra, Già era da piccoli. da piccoli, tornano per rifondare l'Accademia. Finalmente Joyra riesce a salvare Teferi da una morte certa, utilizzando, e qui si scopre una cosa che non sapevo, i fusi orari dell'Accademia a vantaggio degli studenti e di Urza. Una cosa che abbiamo capito, una novità, è che Se ritornassimo a Mirrodin sarebbe un meglio. attimo, Mirrodin è quasi sempre Esatto. presente. È una cosa che abbiamo scoperto, è che Joyra è quasi immortale e non è una planeswalker. Quindi, almeno da nessuna parte si è scritto che lo è, quindi non ha quelle abilità che un planeswalker dovrebbe avere come Teferi, per cui la sua vita è lunga, perché stiamo parlando di tutto Sì, pre-mending. prima Della fissazione per cui i planeswalker non sono super divinità, ma sono personcine. Questa cosa è quasi immortale perché ha bevuto l'acqua che rallenta il tempo, un liquido che è colpito dagli effetti temporali che rallentano il processo di invecchiamento. Quindi, durante il disastro temporale, quest'acqua si è formata, lei l'ha bevuta e praticamente la sua vita è rallentata. Questo ci richiama anche la sua abilità, che è sospendere. Esatto.
Rimasta Tolaria riscoprì e creò il metallo Tran, che Urza usò per molti dei suoi progetti, e fu il primo capitano della Cavalcavento, partecipando alla missione sul reame di Serra, anche qui, per poi tornare su Shiv. Dillo a Bolas e Ugin. Per poi tornare a Shiv a sovrintendere alla produzione di pietre del potere da usare contro Phyrexia. Durante l'invasione phyrexiana, Gioira, Teferi decisero di preservare una parte di Dominaria e Mo Urza si incazza perché rimossero dal flusso temporale Shiv e Zalfir, che dovrebbe essere la Sì. patria di Teferi. Però Urza, anche se si incazza, non può fare niente. 300, quindi ci fermiamo un attimo. Passano 300 anni e finalmente Gioira e Teferi tornano su Dominaria, poiché sia Shiv che Zalfir, Zanfi. Sono stati sì portati fuori dal flusso temporale, ma stanno naturalmente rientrando. Quindi scoprono così i pericoli di incasinare il tempo, perché le Sì. fenditure temporali provocano sempre un casino. E succede questo, per salvare, e ovviamente il casino non rimane solo su Dominaria, ma su tutto il multiverso. Per salvare questa situazione, insieme ad altri alleati, iniziano ovviamente a cercare una soluzione. E la soluzione per chiudere Il la fenditura venditore. temporale è che Teferi sacrifichi la sua scintilla. Ovviamente, eh sì. Quindi dopo che Teferi perse la scintilla per sigillare questa fenditura a Shiv, Gioira convinse il nostro amico Venser, che era innamorato di lei, ad aiutarli con le sue Piango, conoscenze per piango. costruire un nuovo ambulatore, che dovrebbe essere una specie di Sì. cavalcavento, che è utilizzarlo per spostarsi rapidamente su Dominaria per cercare altri planeswalker. E fin qui la storia è sempre carina, però poi quando il pericolo delle fratture dimensionali passò, Gioira mollò Venser, cioè se ne andò, lo salutò con la manina perché se ne fregava, e andò con Gioda, un altro immortale di cui si era innamorata. Gioda si collega all'altra storia Esatto. involontariamente. Gioda è arcimago della scuola dell'invisibilità, L'invisibile. dell'invisibile, scusa, e è l'arcinemico, in realtà poverino, non sappiamo se è proprio volontariamente Sì. arcinemico, dell'Imdul. Quindi adesso vai avanti. Andiamo avanti, introduciamo Introduciamo, prima l'altra c'era. Aspetta, creatura di vai avanti. Voldek. Un Aspetta, attimo. prima. Questa è Questa è l'Accademia l'Accademia di di Tolaria, Tolaria. nella nuova versione di Magic Esatto. Online. E l'altro personaggio è Lovisa Occhi Freddi, o come Kiefer. preferisco dire Cold Eyes, perché Occhi Freddi mi Sì, fa troppo mi insegnante di sembra filosofia. di scoprire un nuovo magico. Ho cominciato con Magic Origins, ma ho recuperato le storie fino al primo Innistrad. Questo viene ben prima del primo Innistrad. Cioè, Queste. avevamo proprio proposto l'idea di presentare i due personaggi in modo tale che chi non li conoscesse, non li conosceva, e chi Chi non volesse conoscesse, logico. conoscere questo tipo di storia, potesse magari dire: ok, mi piace questo nome, lo cerco, ah, c'è questa cosa. È un casino perché sono tantissime informazioni, però Gioira e Lovisa non hanno delle Sì. interazioni Non hanno un. dirette, Esatto. ma vivono nello stesso Poi, periodo, no, più o non meno. essendo planeswalker, non hanno implicazioni in storie Esatto. incredibili. E sono comunque dei personaggi fighi. L'unico motivo per cui ho deciso di comprare questa volta è Duel Deck. Bene, siamo contenti che almeno il nostro lavoro, insomma, piaccia. Allora, Lovisa Occhi Freddi o L'unica, con. se posso dire, l'unica pecca di tutto quello che è venuto prima di Mirrodin, Sì. essenzialmente, è che tutte le storie prima, avvenivano quasi esclusivamente su un solo piano, che è Sì. Dominaria. Per quanto Cioè, sia grosso, per quanto no, lo abbia hanno reso grosso perché mille regioni, hanno aggiunto regioni. praticamente a parte Mirage e pochi altri episodi, e poi abbiamo scoperto anche Shandalar, che succede, cioè, noi credevamo fosse un'invenzione Per delle ultime Garru. cose esatto per Garru, che invece esisteva già. La Warner ha tutto il materiale che vuole per tirare fuori un film coi fiocchi. Sono una persona cattiva se non ho letto praticamente mai una storia completa. Orrore, orrore, hai Orrore! ragione. Non sei una persona cattiva, ma ti perdi tanto Sì, perché perché capisci diciamo, cose. soprattutto negli ultimi anni Magic si è
si è evoluto dall'essere un solo gioco di carte, ma ci hanno costruito attorno, cioè in realtà no, già da questi Sì. tempi, perché ci sono i fumetti di queste, diciamo, di questa epoca. Che sono risalenti agli anni 80, sì, agli anni 80, agli anni 90. Anni 90-95, 80 non 90. esisteva ancora Magic, quindi i primi anni 90 ci sono molti fumetti americani che presentano alcuni archi narrativi di Magic, che Soprattutto i sono molto. primi, quelli legati al Regno di Esatto, poi Terra. hanno dei. Poi molto probabilmente, comunque, rispetto ai grandi Marvel e DC, Erano seguiti poco. probabilmente erano seguiti poco, anche in una epoca che non era digitale come adesso. No, no, ma anche se tu pensavi così, per me è un orrore quello che ha detto, signor Grido. Ah, Cioè, ok. perché l'idea di non leggere le storie ti fa perdere. È come fare una campagna di D&D con i personaggi, ma senza trama. Cioè, Esatto. sei un. Sì, ok, hai fatto la scheda e mo. Cosa Sì, fa? Tiro i diciamo che dadi? all'inizio probabilmente non sfruttavano tanto l'idea di nuovi piani, perché probabilmente era anche un casino Non inventarli. sapevano quanto sarebbe durato. Esatto. E quindi aggiungevano sempre, in realtà c'è questo nuovo continente a tema artico, nordico, ma in realtà c'è anche questo continente a tema africano, Sì. egizio, diciamo africano più che. Ma c'è anche questo continente, insomma, hanno tenuto il fantasy medievale e gli hanno dato tutti quei flavor tipici occidentali. Poi pian piano hanno deciso, andiamo su altri piani dove possiamo esplorare E altre inventare. ambientazioni, concentrarci di più su altre cose, e che secondo me già da Mirrodin hanno fatto abbastanza bene. Torniamo a Torniamo Lovisa. alla storia. Allora, Lovisa è la sovrana, anche lei vive su Dominaria, non è una planeswalker, ma è una regina. È una regina capotribù della tribù Balduvia, di Di Balduvia. Balduvia. Visse durante gli ultimi anni dell'era glaciale e i primi anni del disgelo. Abbiamo una sua foto di repertorio. Quella era l'art precedente dell'Annesenbauer, era l'art nuova, questa è l'art vecchia, che in realtà, cioè, l'unica cosa che Sono fa è si è alzata ed è fuori a io. combattere. Esatto. Come capotribù difese le sue nazioni in prima linea nella guerra contro i non morti di Lindul. Lindul. Quando abbiamo aperto la sua pagina di wiki. Aspetta, c'è un mega commento. Più che altro sono mega, insomma, più che altro sono sempre stato più interessato al gioco in sé, le sue meccaniche e tutti i calcoli che ci sono dietro. Non mi sono mai interessato alle storie. Mentre sentire voi, mentre narrate, mi tenete incollato allo schermo. Lindul, quando l'abbiamo aperto la sua Ottimo. pagina, Sì, c'era un un mondo! trafila Cioè, Lovisa incredibile. aveva per raggiungere qualcosa era tanto così, cioè una trappina incredibile. Quello che vi dico è andatevelo a leggere. Io vi dirò poche cose, ma leggetevelo perché è una cosa che è la Liliana, cioè Liliana è lui 2.0, lui però è più sfigato, lei è più fortunata. E lui non è un Lindul e non è planeswalker, un planeswalker, lui è semplicemente. un necromante e Era ovviamente. quello. Vado qui. Eccolo, Esatto. questo è l'Imdul. È un necromante ed era. E portò terrore con il suo esercito di mo non morti a Dominaria. Durante l'era glaciale tentò ovviamente di conquistare l'area, però non riuscì a farlo. Nelle mille peripezie, nei patti stretti con altri planeswalker, tentò, e questa è la parte della trama molto bella che vi consiglio di leggere, ma davvero diventa lunga, di conquistare il piano di Shandalar. Quindi è dal tempo di Coldsnap, più o meno, no? Sì, Sì. non, no, O Ice secondo me Age, ancora anche prima. prima, Secondo me già che da era Shandalar è glaciale. stato presentato. Shandalar, piano che Famoso, praticamente cioè conosciuto da da tutti i tutti, Planeswalker perché come perché Ravnica molto ricco di mana. è molto, e come Ravnica o come Due facce di Zendikar Batman. è molto ricco di mana, molti Planeswalker malvagi vogliono andare lì, ma ci sono sia la popolazione che alcuni guardiani che la difendono. Addirittura per un periodo Shandalar è stata chiusa all'interno di una barriera. Non ci si Non ci si, I poteva. Non Planeswalker poteva non fare potevano accedere. planeswalk In questa su quel immagine, piano. che si ricorda un po' a due facce di Batman, al nostro Lindul è iniziato un processo di mutazione.
perché il planeswalker con cui aveva fatto un patto, gli ha prima inserito due simpatiche corna per ricordargli che era Un un animaletto, il suo animaletto nelle sue animaletto. mani. E poi, quando le cose sono andate ancora peggio perché lui ha fallito, lo ha torturato. Esatto. Perché lo abbiamo collegato? Abbiamo detto lo abbiamo collegato A a Gioda. Yoda, perché Yoda è stato nella trama rapito da lui, costretto a fare cose per poi essere salvato da Jaya Ballard, se non ricordo Sì. male. Quindi tutti quei personaggi che un po' chi ha iniziato a giocare da tanto Che avete compaiono, se sentito che avete, quelli che avete Chandra. sentito Chandra che si ispira a Jaya Ballard, sono queste trame che se non conosci puoi giocare comunque, Sì. apprezzare Origins, da Origins in poi comunque, però ti aprono a dei dettagli che Sì, è sono davvero carini. come, non lo so, È come quando leggi come quegli il Sith. È come easter quando leggi il Silmarillion dopo aver letto Il egg. Signore degli Anelli. Esatto. Ovviamente però l'Imdur su Dominaria non funziona, cioè il suo esercito di non morti viene sconfitto e il figlio di Lovisa, Lothar Lovisa Son, Lothar no, Lothbrok. ti prego, no, dopo aver visto quella puntata ieri, no, non voglio ricominciare. Si sposò Anche se con la non sto figlia per di me. Darien, il famoso Darien, comandante, super potente, bianco. Che quando ti infliggono danno fai altrettanti soldati 1-1 bianchi. Lo devo mettere in quinoa, Sì, si in sposa con quinoa Darien, e chiron. la figlia di Darien, la principessa Alexandrite, permettendo la fusione di Balduvia e di Kjeld in una nuova regione chiamata Nuova Argivia. Lovisa però ci lascia presto. Lovisa rimane uccisa quando Heidar utilizzò il cuore Pietra Fredda, e vai avanti, per Eider. Heidar, Purtroppo l'immagine ha la qualità che ha. per attivare le macchine firexiane. Heidar è il capo del culto del di Ventogelo, è un mago specializzato quindi, come abbiamo detto, nella magia del ghiaccio. E a differenza di tutti gli abitanti di Dominaria, credo che lui vuole contrastare il disgelo che è stato iniziato dalla magia di Fryalize, Però era capo di un il culto, culto di quindi ci Ventogelo. saranno stati anche dei Sì, cultisti. oltre lui e i cultisti, ok, lui e i cultisti volevano il gelo, quasi tutti volevano che ci fosse il Ma voi disgelo. mettete, cioè, anche io se fossi un mago che controlla il ghiaccio, io non voglio Sì, che ok. mi sciogli tutto il ghiaccio, tutto quello su cui posso Però lavorare. fallisce. Quindi Mi dopo porta via il lavoro. il suo piano fallisce e viene ucciso dalla sua ex alleata Garzazol, che è una vampira, l'arte è bruttissima, è Sì. davvero davvero brutta, però sicuramente era una figura affascinante. Quindi le due figure, sono due donne molto forti, perché da una parte abbiamo una donna che praticamente vive a cavallo cioè vive nel tempo ma fuori dal tempo, perché la sua Esatto. vita è rallentata. Che salva Dominaria, perché in realtà salva l'Accademia di Tolaria, che salva l'amato Teferi per tutti coloro che giocano blu, e dall'altra parte abbiamo una capa barbara, vichinga, cioè entrambe incarnano il pensiero, quindi la studiosa è la persona che attende, sospende, Esatto. riflette, e la pura forza bruta, La la Barbara. barbara. Che dà +2/+2 rapidità ai berserker, ai barbari e ai guerrieri, se Quindi non sicuramente sbaglio. cioè, non posso bilanciarmi troppo sul mazzo di Joyra, ci sarà forse qualcosa con sospendere, sicuramente qualcosa che permetta Ma di renderla carina. secondo me metteranno quelle carte che tolgono i segnalini tempo, Sì. quindi il crono insetto di Gioira che esiste, temporizzatore. E tu quei pochi istantanei che permettono di togliere o aggiungere segnalini di tempo dalle cose sospese, e qualche bel ciccione spero da sospendere Sì. a inizio della partita, perché il mio primo commander è stato uno dei miei primi commander, diciamo, seri, è stato Vai, io Gioira. immagino intanto dopo, perché L'immagini abbiamo dopo. detto tante di quelle volte Phyrexia Ah, che è esatto. apparso un Che c'è Phyrexiano. un Phyrexiano selvatico con un povero tipo che non capisco bene Se se sta vuole. cercando di domarlo o no. Ho visto che la carta monorossa era Lord Human e non solo Human, errore o cosa? Allora, in Magic ogni tanto si aggiorna la dicitura delle carte.
perché vuoi, perché al tempo Non ci non, fosse. no, si pensava che una cosa sarebbe durata, invece no, vuoi che per nuove regole qualcosa cambi. E essenzialmente hanno deciso di eliminare il tipo di creatura Lord, perché non esistono, cioè ce n'erano ma pochissime, non influivano in nessun modo, e quindi semplicemente adesso lei è umano e basta come tipo di creatura, mentre prima era umano signore praticamente, era un signore, Lovisa era un E signore. quindi sicuramente nel mazzo di Lovisa sarà molto molto più aggro. Non è detto che siano bicolor e monocolor, perché c'è già Esatto. stato quando c'era il tricolor di Zurgo e l'Arcanis. In realtà il mazzo di Arcanis non era monocolor, ma Non era era monoblu, Jeskai. esatto, ma era Jeskai. Quindi non è, sicuramente non è non sarà mono e bi, però sicuramente sarà molto molto aggressivo. Ci saranno guerrieri vecchi e Forse nuovi. quello. In realtà si prestano abbastanza bene quelle due tipologie di mazzo ad essere di quei colori, effettivamente, cioè pensandoci bene. Però poi dipende anche da che cosa vogliono metterci dentro, se vogliono anticiparci qualcosa di Amonkhet in qualche modo, o insomma si vedrà. Tanto le liste complete dovrebbero uscire in teoria la settimana prima dell'uscita, quindi Sì. il 24, quindi tra un po' più di una settimana e mezza. E quindi attenderemo. Trepidanti le liste, Esatto. soprattutto, cioè trepidanti non tanto per sapere cosa ci sarà dentro, ma Ma quanto sperando che ci sia qualche esatto spoiler. che ci sia qualche spoiler di Amonkhet, dato che di solito hanno sempre messo qualche carta dell'edizione che sarebbe dovuto uscire subito dopo il duel deck, O in hanno questo evitato, caso. perché mettere una mitica era tipo: oh mio Dio, devo mettere un dio, oppure devo mettere qualcosa di troppo legato alla trama, e fu comprensibile. Questo spiega tutte quelle volte che nella Gen 7 ogni volta che c'è una creatura potenziativa. Esatto, si chiamano Lord proprio per quello. Perché i primi Lord erano tutte creature che pompavano quelle di solito del loro stesso tipo, o comunque che pompavano un tipo di creatura specifico. Infatti c'era campione elfico, il Lord of Atlantis, che c'ha Lord anche nel nome, e svariate altre. Il Signore degli Zombie, che era un Lord anche lui. Un lord, me l'immagino che bevono il tè. Oh sì, Oh sì, lord. sì, no. Tu non hai, tu hai parlato tutto il tempo, non hai bevuto neanche un No, goccio perché io non bevo d'acqua. mai. Niente, speriamo che. Mentre, no, stavo parlando di Joyra, che probabilmente metteranno dei ciccioni e delle, Sì. probabilmente delle carte a lei legata che tolgono i segni di tempo dalle cose sospese. E mentre in Lovisa potremmo trovarci sia un monorosso che come, non lo so, un rosso nero, Ma boh, anche rosso verde, un rosso conoscendo verde, però verde. sì, perché i guerrieri sono anche verdi, O un rosso o bianco. comunque creature probabilmente di quei tre tipi, di quelle tre tipologie che lei potenzia. Anche perché è vero che sono non competitivi, però normalmente se propongono un'idea, è Sì, una esatto. cosa che mantengono. Sì, di solito sono abbastanza carini per trovare carte che potrebbero servirti se ti piacciono in Commander. Perché a volte Sì, mettono delle cose esatto. carine Mettono delle dentro. art nuove o comunque anche solo le due creature di facciata foil. Di solito sono sempre creature leggendarie. Sono sempre. No, non sempre creature leggendarie, però No, comunque. molto. No, dai, monorosso, anche sì, anche secondo me è Sì, beh, monorosso. lei forse sì. Però non lo so, perché mettere un mono rosso con. Cioè, è ovvio che l'altra sarà bicolor. O forse lo mettono splashata di rosso e mettono solo cose blu. Ah, ma no, c'è Vedremo. anche rosso, secondo me si può Sì, stare tutte e due. ma hanno due stili differenti. Quindi, comunque, anche Esatto. avere una Joyra bicolore e una Lovisa monocolor non implica sul fatto che sicuramente Joyra ha la possibilità di vincere. Esatto. Perché Joyra è un gioco più lento, obbligatoriamente. Però conta sul sospendere e Sì. probabilmente su dei counter o su comunque delle risposte. Anche Comunque, bianco-rosso anche dice bianco rosso, inoltre. sì. Può Vedremo, essere. vedremo. Bianco rosso potrebbe essere ancora di più per i guerrieri.
i suoi sì. Esatto, i guerrieri bianco-rosso, un po' più con qualche abilità magari Sì, carina. tipo dare cautela a tutti. Ok, l'ultimo tema da trattare, poi ovviamente se ci sono Se delle c'è domande, qualcosa. altrimenti vai. Esatto. Allora, l'ultimo tema da trattare. Un bianco-rosso-nero, ma Mardu. Mardu. Sì, se anche l'altro lo mettono tricolor, sì. Se anche là, esatto, Che no, potrebbero se l'altro lo metterlo. mettono tricolor, sì, altrimenti secondo me è bicolor contro bicolor o bicolor contro mono. Io sono Mardu, Boros o rosso? Quindi, insomma, Il rosso in rosso deve generale. esserci. Rosso barra rosso bianco e forse un po' di nero. Quindi l'ultimo argomento di cui volevamo parlare è che ora che è uscito tutto lo spoiler di Modern Masters, possiamo convenire che finalmente ci hanno azzeccato Per una volta. per una volta. No, in Su realtà questi prodotti. esatto, diciamo con le aspettative per questo prodotto ci hanno azzeccato veramente perché. Io adesso prendo sempre come esempio Conspiracy 2, l'ultimo domino. Perché eliminare l'anteprima mitica come erano soliti fare non è che in qualche modo hanno sconosciuto una delle due signore e ce la ritroveremo in Amonkhet? Ma secondo me no. Se, È allora, la mia difficile. idea è che non volevano bruciarsi una mitica perché, allora, di mitiche quante ce ne sono di solito? 10? Sì, una decina. Allora, 5 potrebbero essere le divinità, perché erano Ah, mitiche giusto. anche su... Se 5 sono le divinità, o 5 sono i campioni delle divinità, quelli che compiono le ordalie, Più oppure i saranno planeswalker. C'è da più... contare anche che ci sono i Quindi togliamo planeswalker, che tre sono 4 planeswalker, di 4 solito. planeswalker, una carta. Quella carta potrebbe essere importante con la trama. Quindi... Joyra PV. Non Sarebbe sarebbe. una bella bomba. Lovisa sicuramente no, perché abbiamo già No. detto che è morta. Quindi No, almeno Grido, di. no, non ci abbandonare con internet, ciao. No, provare a rifresciare la pagina. O Comunque, l'idea è che se 5 sono le abbassare la qualità divinità, dello streaming. 4 sono i planeswalker, siamo già 9, ne rimane una. Quell'una potrebbe essere una carta casuale o una carta che dice qualcosa dell'edizione. Forse l'idea è di non bruciarsi uno spoiler, proprio... Semplicemente perché Mark Rosewater aveva già detto la sua su questo, su Il Tumblr, bruciare... cos'è quella roba? Non lo È un so. È un insetto. insetto. Vabbè, lascialo lì. Ciao. Mi dispiace. Marco Suoter Marco aveva detto che a lui non piaceva spoilerare. Lui aveva parlato proprio delle carte della facciata, diciamo, Rosewater del duel deck. del duel deck. A lui, diciamo, per il semplice fatto, noi. Cioè dobbiamo fare dell'hype per il nuovo coso. N non è bello subito spiattellare una mitica così già con l'art super figa eccetera eccetera perché poi si crea un po' meno, cioè come se magari la mitica fa schifo e allora tutti dicono ah ma allora il set farà schifo perché la mitica che hanno spoilerato subito prima. Cioè subito prima, un casino prima fa schifo e potrebbe influenzare, diciamo, il giudizio. E quindi per il fatto di Joyra Planeswalker, quello non possiamo saperlo. Non possiamo saperlo, però... Cioè, diciamo che non... Ok, oddio, ha ricevuto la scintilla adesso. Esatto. Dopo Cioè gli si è tutto... Gli è andata la risvegliata la scintilla scintilla. adesso. Dopo tutto. Cioè, dopo aver salvato Tolaria, dopo aver... Sì, diciamo che se non si è innescata in uno di quei Cioè, frangenti. perché l'idea era... Teferi ha sacrificato la sua scintilla per salvare il piano di... cioè la Shiva. regione di Shiv, che era la regione di Joyra. A quel punto, trama Planeswalker insegna che quando una persona è in pericolo, tu sei in pericolo, la tua scintilla si risveglia per aiutarti. Esatto. Quindi, in tutti i casi in cui Aspetta lei che voleva salvare torno qualcuno... alla. Wow! In cui lei voleva salvare qualcuno, quando voleva salvare Teferi, quando voleva risalvare Teferi, quando voleva... Teferi è un po' sempre in difficoltà. Quando voleva risistemare l'accademia, o anche semplicemente quando ha bevuto l'acqua, quest'acqua,
Sarebbero state occasioni differenti e più plausibili per inserire la scintilla. Anche perché a quel tempo tu inserivi, dicevi sì, è Planeswalker, però non c'era carta. Cioè la carta era Esatto. sempre creatura. La carta Planeswalker non esisteva, quindi non avrebbe a livello di trama cambiato qualcosa. Mentre adesso a livello di trama inserire un Planeswalker che vive, che ha vissuto prima del Mending, con quelle capacità, con una vita ipoteticamente molto lunga, che ha conosciuto Urza, che ha dato il nome a Karn, Esatto. non tanto solo emotivamente per i giocatori, ma soprattutto dal punto di vista della trama, cioè è come inserire una cintura nera di karate in una classe di cinture gialle. Esatto. Sì, È cioè, sarebbe troppo, davvero, davvero, davvero troppo. diventerebbe troppo, cavolo. No, non si vede che faccio, che devo fare di Che ti solito, no, piace? che devo fare di solito degli esempi per Eh spiegare sì. cose a Trovo piccini. No, non si vede neanche un po'. bellissimo per un Planeswalker anche come creatura. Al tempo del, visto che non Tipo esiste, Obnixilis. Eh beh, perché ha Obnixilis. perso per temporaneamente la Esatto, scintilla. in quel momento non era un Planeswalker, quindi adesso si usa Cioè, bisogna fare la l'attuatore. differenza tra Sì. Joy, tra Teferi e perché è lì che e Esatto. Obnixilis. Entrambi hanno perso la scintilla, temporaneamente Obnixilis di più Teferi, ma Teferi la carta Planeswalker non consideriamo quella del Commander, rimaniamo sulle edizioni normali. Non esistevano i Planeswalker quando Esatto. Teferi è stato stampato, quando Jaya Ballard è stata stampata, quando Esatto. però si sapeva che esistevano cioè, i personaggi Planeswalker. Planeswalker. Mentre Obnixilis è stato Planeswalker sempre quando era umano, e lì prendiamo come per Teferi il La quella prodotto del Commander. Commander. Obnixilis del giuramento nero, e lì ho letto la trama, quindi la storia. Obnixilis del giuramento nero era un uomo che viveva su un piano di guerra. Lui ha conquistato e raso al suolo tutto il piano, uccidendo ogni persona, ma non era abbastanza. E quindi lì, a lui, nella sete di sangue, si è accesa la scintilla. Il problema è stata questa tramutazione a demone. E su Zendikar il blocco tramite l'edro, se non ricordo Esatto. male. Quando è stato bloccato su Zendikar con gli edri, ha perso temporaneamente la scintilla. Quindi ecco perché ci sono ben due carte creatura Obnixilis. Obnixilis. Mentre ci sarebbe stata la possibilità di fare il Planeswalker, come abbiamo visto in Battle for Zendikar, OGV, Battle for Zendikar. Quindi perché prima non esistevano proprio quel layout, quel tipo di carta, allora i vecchi personaggi sono Sono comunque creature creature leggendarie. leggendarie, ma magari erano Planeswalker. Ora come ora, quando un Planeswalker viene stampato come creatura, è perché in quel momento la scintilla non ce Sì, è difficile che l'ha. facciano. Cioè, Cioè, non penso scelgano di. prendiamo Venser, che magari è già più vicino. In Scars of Mirrodin, In Scars of Scars of Mirrodin. Mirrodin è stato stampato come Planeswalker. Venser è stata una delle prime, insieme a Nicol Bolas, ad avere la creatura Venser e la creatura Bolas, perché non c'erano i Planeswalker. Nata la tipologia di carta Planeswalker, abbiamo Venser e Bolas Planeswalker. È un po' un casino, ma è una struttura di carta che Sì. prima Quindi non c'era e adesso c'è. adesso possono creare i Planeswalker così. Cioè, il bello è che comunque i Planeswalker di solito sono carte più forti rispetto a delle creature. Cioè, nel Esatto. senso, sono mediamente sono comunque tra le carte più forti di Magic. E anche questo, diciamo, cambia livello di gioco. Li fa distinguere come nella storia i Planeswalker in teoria comunque sono più forti delle creature normali Sì, degli altri, anche perché anche a semplicemente livello di l'idea di gioco poter sono avere abbastanza energia per uscire dal proprio piano e esatto. spostarsi in un altro. E quindi sì, sarebbe bello rivedere Joyra come Planeswalker, ma data la sua storia, credo sia improbabile che si svegli ora la sua scintilla. Sì, Cioè, magari se lo spiegano, se hanno sarebbe interessante, una sarebbe davvero convincente interessante. Eh sì, Venser, è Venser, piangiamo. Venser. Come una cosa che in realtà, cioè, la scintilla del Planeswalker è un dono, abbiamo visto. Di solito compare quando hanno più bisogno. Chandra stava morendo, Gideon stava morendo, Jace stava perdendo la testa, Nissa sta male Aveva pure lei, sta avuto morendo. una rivelazione di Sì, Emrah Emrakul, Cull, quindi quindi diciamo, non, anche lei stava perdendo la testa. Liliana anche quello.
Come funziona esattamente il viaggio nella cecità eterna, nella cieca eternità? Allora, Nonesimo. nella cieca eternità, da quel che ricordo, perché vado a memoria della lettura del fuoco purificatore, praticamente la cieca eternità è un po' l'universo, in cui però ci sono delle vie di mana che ti permettono, come delle piccole strade, che ti permettono di riconoscere il mana di un certo piano. Quindi ti concentri Esatto. e cammini. Il problema è non sei preparato. Prima di Ori. Il primo Primo viaggio, no, ma tipo viaggio. Chandra anche dopo gli dava Sì. fastidio. Gideon invece no, perché con una preparazione da soldato il suo maestro sapeva che poteva capitare e lo aveva preparato lì, in Origins, penso che questa cosa sia un po' scomparsa. Non, però, da quel che si intuisce, non arrivi nel piano in un punto praticamente casuale del piano. Ma puoi inseguire La vera domanda è dov'è Tibalt? anche, puoi inseguire un altro planeswalker. Il viaggio lo fai anche con un altro planeswalker o lui insegui. Per esempio, Jace riesce a trovare Chandra su un piano perché oltre a seguire il piano In cui è in andata cui è Chandra. andata, E segue anche Chandra stessa. Devi lì e dipende dall'abilità. poi dipende anche da come via. Perché tipo Kiora invece, lei quando viaggia nei piani lo fa sempre nuotando. Che Poi ora sì. cioè, lì invece c'è la descrizione, mi ricordo durante Theros nelle storie, Tibalt è c'era la solo uno, quindi no. descrizione in cui esisterà un Tibalt No, solo un Tibalt. giocabile. Era bellissima la descrizione di Kiora che praticamente nuotando lei seguiva le correnti di Sì, è mana l'idea è e la si stessa ritrovava cosa. nell'oceano di un altro piano e capiva che era in un altro piano dall'acqua. Cioè, l'idea è la E stessa, ma al quella posto secondo me di è proprio bello anche come l'hanno descritto l'idea. nuotare, gli altri planeswalker camminano. Cioè, l'idea è camminare su strade. E il primo viaggio di solito dei planeswalker, quello che scatena la scintilla, è casuale. Molto spesso, però, non è così No, va, casuale. esatto. Cioè, sembra casuale alla persona, ma vai sul piano di cui hai bisogno. Cioè, l'idea è Jace, dove va? Ravnica. Ravnica è il piano di cui lui ha bisogno per ricostruirsi. Chandra dove va? Va sul piano che in questo momento non su Regata. Regatha, è il piano di Jaya Ballard dove i piromanti sono. Venera. No, però sono una Sono parte quasi un normale. culto, nel senso un ordine rispettato. E niente, Intel ha deciso che questo live me lo dovevo vedere a pezzettini. Gideon dove va? Gideon va su Bant, dove può trovare una redenzione. Cioè va su Alara, poi Bant in particolare. Liliana da Dominaria, perché lei è di Sì. Dominaria, va dove le necromanti nella sua provincia erano viste male, perché comunque ha quasi ucciso il fratello, va su Innistrad, dove la necromanzia, anche se non apprezzata da tutti, è comune. Sì, è È potente. potente. E Nissa, il viaggio di Nissa è il viaggio che le ha cambiato la vita, perché Nissa è andata sull'Orwin. Dove ha compreso che gli elfi stronzi non hanno vita breve, hanno vita breve perché poi cambia il piano e li prendono di santa ragione. No, che non è giusto trattare le altre creature male solo perché tu sei superiore effettivamente, vivi di più, hai una magia più potente. Narset, quel piano mi è piaciuto perché secondo me è andata su Zendikar. Lei ha aperto un mondo, si è buttata in un Sì. mondo e ha visto una distesa di conoscenza. Zendikar è una distesa. Però di conoscenza È una di distesa. Lei aveva bisogno di conoscenza e Zendikar è piena di mana. Ah. Però è una mia idea. Nuovo archetipo Elfi stronzi, Elfistron. sì. Ma Mishra e Urza li rivedremo più. Mish, Urza è allora, morto. Urza dovrebbe essere Morto. morto. C'ha un fantasma e una testa. Mishra. Anche lui è morto, ma in realtà sembra che, perché c'è la carta di spirale temporale, Ma è spirale temporale. perché, no, sembra che una sua versione alternativa sia riuscita a sopravvivere, tra virgolette, magari buona, anche Sì. se era Grixis, quindi non so quanto possa essere buona Ma sì, una creatura dolce. Come Grixis. Bolas. Tutto dolce. Tutto dolce. Oh, tipo Rico Bolas. Quindi sì. Cioè, diciamo che il viaggio è dove loro hanno bisogno.
E quindi sono anche Chiora che viene descritta, cioè l'idea è un viaggio che può piacere o non piacere, dipende da come parti. E per esempio Sori non so dove sia andato, ma è l'unico Prince Walker che è mezzo morto per avere la Per scintilla. esatto, per me. Perché normalmente quando muori la scintilla la perdi, per Sì. cui se vieni vampirizzato l'idea è che tu perda la scintilla. La scintilla può essere bloccata, si è scoperto con Sì. Oblixilis, può essere persa volontariamente per fare qualcosa Sì, come o Teferi come o Venser. come Venser, però poi Venser è morto. Sì. Teferi no. E invece il nostro Sorin, Può visto essere rubata? rubata, Sembra. sembrerebbe che possa essere rubata, anche se è difficile, non è che sia così semplice Diciamo da fare. che hanno lasciato intendere con gli Eteridi, con gli Aenni in particolare, che dato che esistono, che c'è questo loro aspirano essenzialmente l'energia, Sì. l'etere, essendo la scintilla strettamente legata Dall'etere. all'etere, c'è questa teoria che gli eteridi potrebbero, un eteride probabilmente abbastanza potente o comunque con abbastanza forza di volontà, possa riuscire a rubare una scintilla. Può anche essere ottenuta per sbaglio, vedi Tibalt. Tibalt, secondo me, non è stato realmente uno sbaglio, cioè è stato un consiglio, tipo vattene. Sorin invece ha subito prima la trasformazione in vampiro, che però non è stato, essendo stato un rituale, non è effettivamente morto, ma all'interno del rituale è diventato Planeswalker. Anche quello secondo me è stato un tipo Quindi consiglio è stato taglia un glitch, l'angolo. perché sì, Sì. Cioè lui dal lui ha trauma di essere preso, vampirizzato è esatto, ha preso la diventato. scintilla nel momento in cui è diventato vampiro e quindi è rimasta la scintilla nonostante lui sia Ma effettivamente un perché la uomo. vampirizzazione di Innistrad, Ah, soprattutto perché quello è quella tramite di, è rituale tramite rituale. e non, cioè, non sei morto e via. È leggermente diverso. I vampiri di Innistrad hanno questa particolarità. Secondo me se lo sono inventati apposta perché Sorin è un vampiro. E quindi hanno Capito. detto, dobbiamo Dobbiamo trovare spiegarlo. un modo. Dobbiamo trovare un modo. Allora lui e il Bene. nonno. Quindi non c'è neanche il E papa. poi per Basta. finire Modern Masters, Sì? Mi ero dimenticata. sì, però è bello parlare di queste cose. Solo le razze con intelletto possono avere la scintilla. Per Credo di sì. Beh, ora sì, poi non si sa. o forse le altre potrebbero So averla, ma non sanno già, io so usarla. già dove sta puntando. Non esisterà un tramutante Planeswalker o un Eldrazi, anche perché gli Eldrazi in realtà possono già viaggiare tra i piani senza avere la scintilla. Però no, i tramutanti Planeswalker non possono esserci, perché poi fanno quello e hanno veramente tutto. Tutti gli altri tramutanti sono Planeswalker. Cosa? No, questo è cosa in aggiunta sui Cosa? altri tipi? Sì, è vero, però con la mente alveare, se tutti prendono un'abilità, nu, ecco. Però con Sapevo. la me effettivamente è però una domanda etica da porsi. Se tutti condividono le abilità, appena uno le prende, Fungus Planeswalker, No. non counterano ancora. È vero, ancora non counterano. Ma che Modern Master, voglio sentire ancora queste nerbate o nerdate a Penso siano Tom? nerdate. Beh, no, io volevo solo. Così la chiudiamo e parliamo di nerdate. Modern Masters, finalmente l'hanno fatto bene, Ci sono piace. contento e basta. E tanto gli spoiler li avete già visti tutti, Non c'è niente da hanno rivedere. ristampato tante cose belle, tante cose soprattutto a rarità rara e poche robe in rara mitica che effettivamente devi sbustare per forza come è stato nello scorso soprattutto. Che se non sbustavi le rare mitiche giuste non ti ripagavi mai più nella vita il box. E mentre qua le rare mitiche sono di media, da parte Snapcaster, Liliana, Grill, cioè tipo metà delle rare mitiche, ok, l'altra metà Take my money. così, però tutto il valore è nelle rare normali e poi quelle uncommon che sappiamo. Sono tornato, grande grido, sento già l'odore dei box. E mi sono perso il mondo. No, abbiamo solo parlato di Abbiamo scintille e parlato ipotizzato un di tramutante. Planeswalker. Sì, E cosa. se questo causi il fatto che anche tutti gli altri tramutanti ottengano la scintilla. Però Speriamo di no. non si sa. No, 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 non è una cosa. Quindi, beh, l'idea comunque che mi sono resa conto che
può interessare molto la storia delle vecchie, Esatto. quindi ci potrebbero essere delle, cioè quando non sappiamo di cosa parlare, nel senso che non ci sono news, potremmo andare a scavare in persona, Qualche storia, magari anche articoli. In realtà ho già ricevuto un messaggio di un ragazzo che mi ha molto colpito, perché abbiamo ricevuto il messaggio di un ragazzo stamattina, sì, che ho identificato, ma che stavo è un andando dal fisioterapista. ragazzo cinese, penso, o comunque asiatico, che studia qua in Italia, sta studiando proprio lingue, quindi italiano. A lui piace molto Magic e per imparare l'italiano sta leggendo le storie di Magic in italiano. Allora ci ha scritto, ha detto, mi piace, ho letto molto le storie di Mirrodin, di Cicatrice di Mirrodin, però alcune non ci sono in italiano perché ancora la Wizard non aveva iniziato a fare le traduzioni ufficiali degli articoli. Sì. E ha detto, a me piace soprattutto questa e mi piacerebbe leggerla in italiano, e così allora abbiamo accettato di tradurla adesso, quindi la vedrete nei prossimi giorni o la settimana prossima. Allora, hai letto Ale, hai letto la verità dei, no, dei nomi? Perché Ah, Alesha quindi è è Primiero. lui. Sai chi è? Allora, Alesha io la amo. Cioè, se io fossi nata a Tarkir nel periodo in cui Alesha era Khan, non avrei avuto lui perché fa lo stesso, ma avrei fatto in tutti i modi per essere anche la reggitrice della spada, che se frega. Gli tengo l'elmo, glielo lucido di quella donna. La storia di Alesha ha colpito me e ha colpito molti giocatori perché, e molte persone perché è la prima volta che la Wizard si sbilancia. Esatto. Dopo essersi sbilanciato su etnie, perché inserisci personaggi più asiatici, perché inserisci. E poi no, perché non era ancora Origins, quindi non aveva ancora inserito Gideon come siriano o greco, si è sbilanciata verso una persona trans. E quindi sì, Alesha è una donna, è la donna più forte che i Mardu abbiano mai avuto, perché è una donna che ha avuto il coraggio di essere quello che voleva in una epoca storica, ipoteticamente un medioevo, in cui non era accettabile. E è bellissima perché quando lei si alza e accetta e dice che quello è il nome di sua nonna, il nome che lei vuole avere, è il nome di quella donna che vuole essere. E non ha paura di essere un ragazzino che vuole essere una donna, perché lei è una donna e Perché per davanti Rimartu conta quello che conta quello sei che in sei. battaglia, il tuo nome. E il momento in cui lei dice tu non ti rendi conto all'orco di quello che hai fatto, perché tu hai salvato lui, io ti ho visto. E sei tu che non ti vedi, e finché tu non ti vedi, non sarai un Mardu e non avrai un nome. E lui si gira e gli dice: ma io ho visto una cosa lì. Io ho visto questa donna che tutti perculavano quando era piccola, che la prendevano in giro magari, non l'accettavano, lei si è accettata e adesso sorride alla morte. A quel punto, io tutte le volte che arrivo a quella riga ho già i lucciconi e penso che l'avrò letta boh, 10, 20 volte. Cioè, ogni volta che la ritrovo me la leggo. Cioè, ho un gruppo di amici che è legato alla lore. Ogni volta che la pubblicano. E la seconda volta in cui la Wizard si è sbilanciata è stata con Chinaio, se ti va. Kinaios e I Tirone. miei comandanti E anche ce li lì ho la qua. Wizard si è sbilanciata perché? Perché la community non è uniforme. Vediamo se Sì. riesce a mettere a fuoco. La community No. è varia, la community è bella perché? Perché proveniamo da mondi diversi, abbiamo identità diverse e questo rende la necessità di. Dice, non è tanto il fatto che sia un trans, ma che abbia avuto un maschio come comandante. Ma lei è una donna, è perché una donna trans è una donna, non importa cosa, come è nata, Cos'era? perché importa cos'è. E l'idea di Kinaios e Tirone è perché la Wizard si è resa conto che la community è fatta di uomini e donne trans, di uomini e donne di tutte le parti del mondo, ma di uomini e donne gay o lesbiche. E quindi Kinaios e Tirone è la risposta a dire loro sono i capi di una città. Guarda cosa possono fare, non avere paura, perché ci sei anche tu, pensiamo anche a te.
Ecco perché io ho sperato che facessero un intrallazzo tra Chandra e Chandra e Nissa. Nissa, che Sì, sembrava che perché erano. avessero Quindi no, l'idea. non aver paura perché forse è nato maschio, perché lei è la donna più Ora, forte esatto. che i Mardu abbiano mai potuto avere. È stupenda. Aspetta, leggo la domanda di Domino City. Ma tipo Elspeth, ora che ha ricompenso Gianni e visto il viaggio ad Amonkhet, piano egizio legato ovviamente alla morte, all'oltretomba e alle divinità, tornerà in scena? No, no, perché secondo me devono aspettare Theros, per No, una esatto, questione che lei è là. Però è là nell'oltretomba. potrebbero trovare un modo, Sì, o ma per potrebbero. salvarla, Cioè. date le grandi similitudini con Theros. Pensavo di più tra Chandra e Liliana. Chandra. Liliana è più scherzoso. Quello tra Nissa e Chandra sembrava più davvero qualcosa di. Più spontaneo, Sì, più più sincero. esatto, sincero, Perché quello onesto. Liliana è più sì, dai, Cioè, hai l'idra. oddio. Può essere che però trovino, dato la cultura egizia, dato il libro dei morti egizio, è molto legato al culto dell'oltretomba, è possibile che ovviamente trovino un modo che a Gianni vada, li segua proprio per cercare un modo per salvarla, Elspeth. Però in qualche modo bisognerà farla, cioè avere un ritorno a Theros. Sì. Speriamo non diretto, speriamo in una tradizione, speriamo in un commander, speriamo in qualcosa, ma forse tornare a Theros direttamente è presto. Sì, no, è molto È presto. molto presto. Anche perché. E addio video. Non sappiamo. Purtroppo. Quindi può essere che su Amonkhet trovino un modo, ma che Elspeth non si veda. Perché quando stava traducendo gli articoli, cioè i fumetti su Duck Faden o Faiden, Faden, penso Faden, Duck all'inglese. Faden, Jack Faden. si è proprio fermato nel momento in cui era a Theros. Sì, Perché allora, doveva entrare. l'ultimo fumetto di Darth Faden si chiude e poi non ne hanno più fatti. E Si chiude questo ci fa puzzare un po' la con cosa. lui che entra nell'Ade di Theros, perché deve andare a parlare con Erebos per cercare di fermare Fenax, che sta facendo casini su Theros. Amici, secondo voi quale sarà il prossimo giuramento e perché? Non lo so. Se esce Joira davvero PV potrebbe essere lei. Però, Sì, perché perché lei è l'idea è già, ho insomma, combattuto così tanto esatto. nel passato, questi nuovi Planeswalker avrebbero bisogno Secondo me comunque di una guida forte. appena dicono. C'è qualcuno che conosce, che sa che Mirrodin è diventata Phyrexia. Non lo so, di quelli lì. Di a Gianni? Forse a No, Gianni? No, neanche a no, neanche Gianni. Non lo Gianni. sa nessuno, eh? No, però Perché potrebbe c'erano credere di Elspeth. Vance, Ah sai che no, gli no, sì che lo rispondi. sa Gianni. Conosce, gliel'ha Scritto detto Elspeth, Elspeth. quindi Quindi. sì, Nicol Bolas. Mi ci hai sembra provato. plausibile. No, Montre, magari. Il prossimo giuramento sarà il Sì, mio. allora il prossimo giuramento sarò io che entro in Amonkhet come Planeswalker Abzan e imparo la tecnica del Vratta con le sabbie. Esatto. Sì, no, meglio di no. Comunque sì, il prossimo giuramento, allora, o il Planeswalker nuovo, però è difficile di Secondo solito. me il prossimo giuramento non sarà Ubin in Amonkhet. potrebbe essere Serdina Appare. A me non mi è sembrato molto propenso a fare gruppo, Allora, soprattutto. se. Giuro di bruciare la Linken per il loro servizio scadente e fino ad allora sarò un guardiano verso ogni altro né un studente in cerca Sì. di Potrebbe essere Mi piace però sì, come tra i giuramento. Planeswalker già visti potrebbe esserci un giuramento di Narset. Ah sì, può Per i essere. colori, per la Sull'onda del persona. Vicolo ci potrebbe stare. Ugin non adora Jace, né tantomeno i guardiani da quando hanno ucciso i titani, esatto. Il motivo per cui, un altro dei motivi per cui secondo me Perché Narset appare, è legata a Tamiyo. È non. legata da Sì, Jani. sì. Ama questa idea della conoscenza, ma sicuramente dentro di lei c'è anche una sete di giustizia. Ce l'ha con Nicol Bolas di sicuro, perché se ha scoperto qualcosa sul suo Ma vecchio piano, intanto tutti sì. ce l'hanno con Bolas. Fanno anche Poverino, bene, fanno anche poverino, bene. E poverino. sicuramente è anche per giocabilità un bianco-blu è Sì. utile.
perché non l'abbiamo ancora visto. Beh, no, c'è Dobby. Bianco-blu come giuramento. Ah, Come ok. giuramento? Come giuramento Sì, sto adesso pensando? secondo me non andranno fissi per... Cioè, nel senso, adesso hanno fatto la Gianni, secondo me non andranno tutti gli altri bicolor, ma in base alla storia, in base ai planeswalker che incontreranno, ci sarà il giuramento del colore Sì. del planeswalker che si uniscono. E ora che torni Garruk, ergo anche il suo giuramento, ma secondo me neanche lui con Liliana poi... Sì, potrebbe non essere proprio il Però sì, momento. anche Garruk è un altro che ci potrebbe tornare. Potrebbe tornare come personaggio Verde Nero. all'interno della trama, però non credo che sia proprio il più propenso ad apparire come guardiano, perché ce l'ha con Liliana, ce l'ha con A meno Jace a che un non certo si punto. riesca a togliere la sua maledizione del velo. Se per caso scopriamo che c'è anche la questione pulisci maledizioni sopra. No, Tybalt Giuramento di no. Tybalt, subito. Sai che figata se torna in Amonkhet? È un incubo. Tybalt rosso bianco perché Allora, si è un'ipotesi ricreduto. in realtà, ragazzo mio, di gente che viene da Amonkhet è del nostro amico Ashok. Sì. Perché l'ipotesi verte sullo spallaccio di Ashok, cioè rendiamoci conto, sul fatto che quello Una prova inconfutabile della Davide. sua Sì, provenienza da allora, Amonkhet. l'ultima volta era un Eteride. Adesso sembra che venga su Amonkhet, Insomma, tutti vogliono sapere di dov'è perché Ashok ha questo e perché gli manca mezza faccia. simpatico spallaccio che è identico a uno dell'art di presentazione del libro di Amonkhet. Basta. Basta, e da lì hanno detto, è sicuramente di Amonkhet. Come quando hanno visto gli Eteridi, hanno detto, ah sì, fanno il fumino come Allora è un Ashok, allora è Eteride. un Eteride. E invece, Allora, forse, Domri mi sa probabilmente. che si diverte un sacco coi Grull e se ne sta Esatto, lì. Io sì. voglio invece Ral'Zareth di nuovo. Che si sveglia e dice: voglio fuggire da Nicol Bolas e andare da Jace. No, volevo fuggire da Niv Da Mizzet. Nick Mizzet e andare da Jace. No, non li scippo tantissimo. Niente, il video offline per me. Spero che lo mettano su YouTube. Sì. Beh, nel caso lo puoi rivedere Sì, ma l'ultima questa scena puoi comunque. anche non vedere. Ecco, l'abbiamo rivisto adesso. È molto molto bello. E comunque, niente, per i video qua delle live, per 2 settimane li trovate sempre qui su Twitch. Poi noi, qua, se sono venuti bene, se sono piaciuti, li mettiamo anche su YouTube. Vogliamo turni extra. Subito. Turni extra, sì. Turni A me piacciono i turni extra. extra Con possono. Joyra, se c'è Joyra, ci stanno i turni Sì, extra. con Gyra. Cosa vuol dire la parola Bene. schedule in inglese? Schedule è pianificazione Ok. o tabella di marcia. E bene, Bene. abbiamo parlato, ci siamo confrontati, abbiamo discusso di tante cose, abbiamo scoperto che a molti piace la storia, almeno raccontata così. Proprio E eh sì. Rale, sì, Rale è bello. E direi che cosa c'è? Tu ti sei partita Sì, ormai? era il Zarek, è Ralzare quello. ti fa sognare, Sì, è un ti fa bell'uomo. sognare. Ma un bel vestito. Sì, è vero, lo vorrei Tanto fare bello. come cosplay, però con anche i fulmini. Ma quelli te li fai da solo. Va bene. E quindi Chiudiamo qui. chiudiamo qua prima di Sì, vedere poi altre scene, ci... tipo quella di qualche Esatto. minuto fa. Parlate di più. Credete che Kamigawa tornerà o è una storia conclusa? Davvero? Cioè, mi poni questa domanda? Ciao raga, mettete su YouTube per farmi vedere cosa mi sono perso. Fottuta connessione di merda. Allora, Rispondiamo Kamigawa, all'ultima domanda. Oppure stiamo... Tanto te devi andare alle 11. Sì. Quindi se vuoi stiamo qua fino alle 11 Vabbè, o intanto vuoi. rispondiamo a Intanto quest'ultima rispondiamo alla domanda, domanda. vediamo. Allora, Kamigawa è un problema perché Kamigawa ha un piano molto bello dal punto di Sì. vista artistico, estetico, spettacolare, ma è stato sfruttato male, come sapete, perché se ponete questa domanda so che siete un po' sadici. Quindi sì,
Un ritorno a Kamigawa secondo me potrebbe essere fatto in prodotti paralleli, Sì. tipo Commander, tipo Altre altre due cose di cui deck. non sappiamo, magari nuove. 9. Sicuramente sarebbe carino perché è stato un piano bello da vedere, però non Ma bello da brutto da giocare. Quindi giocare. no, non torneranno a Kamigawa perché lo stesso Mark Rosewater ha detto non torneremo mai su piani che ci hanno fatto perdere soldi. Quindi Esatto. Cioè, ha detto, io posso anche proporlo ai sommi capi, ma poi vanno a vedere. Ma Kamigawa, aspetta, andiamo a vedere le no, mai più su Kamigawa. Essenzialmente. Perché se la sono giocata, se la sono giocata bene con la storia, ma se la sono giocata male con le carte. Punto. sì, è Gli proprio. spiriti hanno fatto cagare. È quello perché dici, ok, adesso ci sono tipo una o due carte che sono ancora buone da giocare. Ma quali sono? Cappa del Sensei e Gitte. Sì. Ovunque. Poi ovvio, i draghi. Li giochi in Commander? Sì, alcuni. Tipo, io lo gioco Sì. il drago nero. Cucuscio. Lo gioco il drago nero, però non è che lo giocherei ovunque. Ninjitsu è una delle motivazioni È per una cui non meccanica. andava. Perché? Perché c'erano delle meccaniche che non potevano essere utilizzate fuori. C'erano di fiano Sì, poi glimpse the unthinkable, sì, no. ma ci saranno sicuramente No, gifts forse vorrei dire. Gift and Gifts Ungiven. Given. Sì, ok. Perché glimpse è di Ravnica. Però possiamo contare sulle dita le carte che vengono Esatto. giocate tanto. È ovvio che se dici voglio farmi un commander ci metto dentro magari anche altre cose di Kamigawa, però non prenderei tante Ah, carte. Glimpse of Nature. E quindi no, è rischioso. Cioè Sì. sicuramente in un prodotto secondario se mi facessero 5 comandanti con tricolor, bicolor, Esatto. monocolor di Kamigawa fatti bene, ma proprio Sì. contro cazzi, sarebbe davvero interessante perché comunque in Commander vengono giocati, perché vedi che c'è Azami, Azusa viene anche giocata. Azusa, che Azusa esatto, ma fuori, adesso sì, veniva veniva giocata. giocata Azami, però sono tutte carte che vengono giocate in certi contesti e Cioè, quindi tu dici Kamigawa e pensi a quelle carte lì, non ti solo, viene. E la storia, non è che ti cioè viene. non ti Ah, ma viene in mente. sì, nel T2 cioè, giocavo. C'era questa carta straforte. Cioè, O. Ah, sì, basta questa carta che parlare con poi un è buon numero di andata giocatori e ti in. dicono: compravo le buste perché mi piacevano le art, ma non ci ho più giocato, ho smesso di Sì. giocare a Magic con Io ho quella. smesso con Campione di Kamigawa, ho avuto una pausa, diciamo, con Campione di Kamigawa per poi riprendere con Ravnica, giustamente, perché è una figata. Azami, eh sì, però Però è dici, molesta. sì, cioè, però dici, se molti, come azienda devono pensare, molti giocatori hanno mollato in una certa set, in una certa edizione, in una certa ambientazione. Chi ci dice che riportarli lì non partano prevenuti e le vendite calino Esatto. subito? Il mazzo serpente era carino, ma non paragonabile con quelli di adesso. Cosa sono i nomi in codice delle espansioni? Avete presente quando tu devi dire una cosa ma non puoi dirla e quindi ti inventi un nomignolo? Tipo noi che chiamavamo un professore Giro Arrosto perché non potevamo dirgli il suo nome? Quello è il nome in codice, cioè prima dell'uscita effettiva, Dell'annuncio. dell'annuncio, quando chi costruisce le Sì. Ma edizioni deve lavorarci su, non può dargli quel nome, anche perché a volte magari non è già. Non, cioè, magari non ce l'hanno ancora ora proprio il dicono nome. lo chiamiamo Amonkhet o lo chiamiamo The Wrath of Bolas. Oh, le corna di Bolas. Bolas. O corna O everywhere. corna everywhere. Quindi gli danno un nome in codice che ora vado a cercare quello di Mi Amonkhet. sembra Tears and Fears. Di solito adesso vanno in coppia, prima andavano in Ma ci triade, sono stati che anche. c'entravano l'uno con Sì, ma l'altro. ci posso. Cioè, tipo il nome in codice potrebbero essere anche Cookies, Cornflakes e Milk. Esatto. Cioè, Comunque cose che c'entrano tra loro. Tears tipo, and Fears è i Tears for Fears, o è un modo di dire, non mi sembra sia un modo di dire, o addirittura quindi i un nomi in codice gruppo. sono quei nomi che molto spesso vengono rivelati perché sono Sì, carini. perché se devono parlare di qualcosa relativo a uno specifico di quei set che non sono ancora stati rivelati, dicono ok, nel set Fears, per esempio, mettere di solito Mark Rosewater fa
una bellissima cosa che è, vi lascio delle affermazioni vere della riguardo sì. un set che uscirà, che ancora di solito non sappiamo il nome, che adesso infatti stanno già speculando perché è uscito quello di Amon, era uscito quello di Amon che tipo l'anno scorso, e sembra che abbia detto che ci sarà la creatura vanilla, o più, non mi ricordo se era la più grossa che abbiano, cioè più grossa di quella più grossa che hanno fatto, o che comunque puoi giocarla, o tipo un 8-8, no, era un 8-8 vanilla che lo puoi giocare di, non mi ricordo se di primo o di secondo turno, una roba del genere, o un 8-8, un 10-10 vanilla che lo puoi giocare di primo o di secondo turno. E quindi Allora, ogni volta si fa, ah, quindi stava parlando di questo, di quello, non ho trovato, però ho trovato tipo vecchi, di nomi in sì, codice. tutta la lista dei Ah, codename. ok. Esiste una pagina simpaticissima che è Codename e che ora si sta caricando perché fa schifo. Anche perché stiamo usando tutta la banda, Ma sì. un po' per guardare il nostro live in download e Allora, tutta per per esempio, partendo dalle caricare. prime, tipo Alliance era Quack. Mirage era Suzumi, reference to Macintosh sound files of the same name. Initial codename was Menagerie. Vision era Mirage Junior. Poi andiamo un po' avanti perché altrimenti cosa posso Guarda gli dire? ultimi, Eh sì, sto tipo. andando, scrolla, scrolla. Ah, c'è scrollo, scrollo. Scrollo, scrollo. Allora, per esempio, Scars of Mirrodin era Light, Mirrodin Beside era Camera e Nuova Firenze era Azione, quindi Ah, luce, Luce, motore, Vittoria, azione. Azione. In Mistra Dark Ascension Versi Restored erano Snake, Rattle and Roll. Shake, Shake, forse. Rattle and Ah, Roll, ok. sì. Quindi tremo, vibro e rotolo. Ritorno Ravnica, Gate Crash e Dragon's Maze erano Hook, Line e Sinker. A popular phrase Hook, line, refrained the sinker. piece of fishing Ah, at. sono Luke, sì, l'amo, la lenza e il mulinello, Bello. per Teros esempio. era Friends, Romance and Countrymen, che è Giulio Cesare di Shakespeare. Ah, ocio. Sì. Khans of Tarkir era tornato a Yui, Dewey e Louie. Sì, ok, qui qua. Battle for Zendikar, Otto of the Gatewatch, Blood Sweat, Blood, sweat, sudare sangue. Sangue, Tears and, cos'è, perché non Ah, c'è c'è? Eternal Ah, ok, Masters. Tears and Fear, Fear. Fear. Ah, Tears and Fear sarà in Istrad, ok. E poi Kaladesh era Locke e Aether Revolt Stock. Amonkhet e Barrel e Monkeys with the barrel barrels of monkeys is Laps. not true. Ah, ok. E poi ci sono i futuri, Che che sono. sono ham and eggs, Quindi prosciutto, uovo e prosciutto. soap and salad, Zuppa insalata. spaghetti and meatballs Spaghetti con le e milk polpette. and cookies. Ecco, guarda. Oh, quanto devo aspettare per E milk sono tutte robe da and cookies? mangiare. E sono tutte robe da mangiare. Quindi i nomi in codice sono quei nomi che permettono a chi sta sviluppando di dare informazioni senza dare informazioni. Esatto, cioè di dare informazioni legate a una specifica cosa senza far trapelare niente, essenzialmente, tranne le Ok. informazioni che sta dicendo, eventualmente. Sì, è come dire, Giro Arrosto è davvero un professore. Giro Girarrosto. Arrosto, sì, facevo un po' eco al cognome. È davvero un professore noioso e sembra che una scopa. Però, che poi poverino non era neanche vero, però è davvero un po' noioso, lo era. La parte della scopa non è vera. Però dicevamo che aveva un ménage à trois con un compagno di corso, un Ok, professore. basta, basta, non voglio sapere nient'altro. Ma non era vero. Finito. Vai, fa lo stesso. Non mi interessa. E quindi sì, i nomi in codice ti permettono di parlare di cose e questo è carino poi perché sono tipo tutte cose Sono, legate. sì. E aspetto milk and cookies. Mickey Cookies. Va bene. Sì, l'ora è tarda e io sono sempre più imbarazzante. Quindi vi salutiamo per davvero stavolta. Quindi grazie mille per averci seguito. Rimanete sintonizzati perché per quando pubblicheremo
la schedule, appunto, A tornando proposito alla di tabella di marcia dei nuovi appuntamenti settimanali che avremo, non di, alla live rimane sempre il martedì. Grazie. A venerdì c'è Modern Masters, quindi draftate, draftate, draftate se volete sbustare robe belle. Poi ci saranno sicuramente nel caso quando ci arriverà il dual deck possiamo fare una live Sboxing. subito. Le live del sabato saranno tipo di sboxing, ma saranno casuali e legate all'edizione, quindi Sì, non sarà un esatto. appuntamento Poi fisso. esatto, poi vedremo se Anche perché già è potremo. stato difficile tenerlo da aperto un box chiuso da domenica a martedì. Immaginatevi Esatto. da venerdì. No, No, mi facciamo, do faremo fuori. delle live appunto apposite per l'unboxing, sboxing, Sì. perché è più bello. Quando escono le edizioni, di solito escono il venerdì e quindi, se senza di solito, escono il venerdì e quindi sabato faremo lo Lasciate. sboxing. Lasciate un'idea sulla pagina se avete tempo. Ho lasciato un'idea sulla pagina se avete Ok. tempo, penso sia molto gradito data la live di oggi. Grazie mille Montre, leggeremo sicuramente e terremo conto, ne teniamo conto di tutto, Tutto anche se mi. abbiamo poco tempo, Sì. però cerchiamo sempre di farvi felici, anche O almeno provarci. perché La vostra gioia è la esatto, è nostra la nostra gioia. gioia. La vostra gioia è la nostra gioia. Verremo a prendervele tutte. Benissimo, Benissimo. benissimo. Grazie mille per averci seguito. Siamo molto contenti, ci è Sì. E piaciuto, siamo divertiti. Spero anche voi. Quindi, buonanotte. buonanotte e buone botte. Ma quello è un altro programma. Adesso devo aspettare. Aspetto un secondino solo. Perché io non so mai quando clicco che spengo la live, non so. Buonanotte e buone botte, visto? Comunque ho letto la proposta e sì, mi piace.